My Town per chiedere un incontro con chi, con la direzione di questo albergo, per informarla di chi è Roberto Fiore, di chi è stato invitato in questo albergo a parlare di banche e di crisi il prossimo 8 novembre. Siamo qui per dare anche ed informare attraverso un dossier che abbiamo preparato su chi si nasconde dietro queste organizzazioni di estrema destra, quali sono le pene che hanno, a cui sono stati condannati, chi compone Forza Nuova Rimini, a quale ideologia si rifà. E siamo qui anche per collegare questa giornata con la scadenza importante degli scioperi europei del prossimo 14 novembre, dove nei paesi più colpiti dalla crisi a livello europeo persone si stanno mobilitando dal basso per costruire uno sciopero che possa parlare di maggiori diritti e un futuro per degno per tutte e tutti. Perché credo che sia una roba indegna, che i fascisti che predicano odio, violenza, intolleranza nei confronti delle minoranze, scatenando proprio la guerra fra i poveri, possano muoversi così impunemente, tanto più che anche la nostra Costituzione vieta in maniera chiara qualsiasi ricostituzione del partito fascista. Ma se questi non sono fascisti, che cazzo sono? È importante riuscire a organizzare una risposta a questo ennesimo tentativo da parte di Forza Nuova di oltraggiare la nostra città, e noi siamo qua oggi per rappresentare la città di Rimini e poi lanciamo anche un messaggio in vista dello sciopero del 14, perché oltre a queste forme di razzismo e di fascismo c'è anche il tema del lavoro, il tema della crisi economica che coinvolge tutti, e quindi siamo qua oggi perché insieme ai vecchi fascismi ce ne sono anche di nuovi, emergenti e molto pericolosi. Quindi oggi era importante organizzare una risposta democratica, antifascista, e noi siamo qui, speriamo che vengano molte persone e speriamo che vada tutto bene. Partecipo a questa importantissima manifestazione perché è il caso di ribadire in queste circostanze con molta forza che Rimini è una città antifascista e respinge al mittente e vomita qualsiasi tipo di manifestazione di destra eversiva, reazionaria, che fa suoi degli slogan populisti e trasversali per accattivarsi o cercare di farlo la simpatia delle persone, affrontando problemi di economia che non gli competono perché non è roba loro. Surrettiziamente a queste manifestazioni che organizzano, lo slogan che poi vogliono lanciare è che una società con negri, zingari, ebrei, omosessuali e tutti considerati diversi non la vogliono, e noi siamo qui per ribadire con forza questo concetto e mi auguro che i cittadini accorrano numerosi, come pare che sia. Il blitz, la conferenza stampa che gli attivisti e le attiviste della campagna Non Altri My Town hanno fatto sabato scorso all'interno dell'albergo, lo ha fatto dopo l'azione di mail bombing, l'ha fatto dopo i volantinaggi, le azioni comunicative all'interno delle scuole fatte dagli studenti e dalle studentesse. E questa è una grande vittoria, è questo che ci insegna cosa vuol dire praticare l'antifascismo tutti i giorni, cosa vuol dire attraversare, stare nelle piazze della nostra città con i nostri corpi, con le nostre passioni, animarle e riprenderci quello che ci spetta. Citi a far spostare e praticamente a togliere l'accoglienza a questo incontro. Questa è una vittoria importantissima per questa campagna che, va sottolineato, non ha nessun sostegno da parte delle istituzioni che in campagna elettorale fanno le loro dichiarazioni sull'antifascismo e poi quando è il momento di praticarlo sono tutti chiusi dentro le loro stanze. Nessuna parola da parte
delle istituzioni finché noi non abbiamo incalzato in questi giorni e abbiamo preteso una risposta, allora qualche cosa è venuto fuori. Ma va detto che chi dà fiato ai polmoni di questa gente siamo noi, che siamo qui sulle strade. E allora oggi è arrivata la dichiarazione di Elisa Marchioni, che è un parlamentare eletto da questa città, che ha esposto in maniera chiaramente molto soft la sua posizione, ma questa dichiarazione non ci sarebbe stata se non ci fosse stato questo lavoro. E noi voglio ricordare che sono qui come libera cittadina, sono un dipendente dell'Università di Bologna, lavoro in questo momento in delle condizioni allucinanti perché i tagli all'università sono scandalosi, perché i vostri figli che si iscrivono oggi all'università non hanno le stesse opportunità di ieri, e voi questo lo dovete sapere, perché io li vedo i ragazzi intesi che vengono, ed è allucinante le tasse che pagano e quello che non stanno imparando e le prospettive che mancano assolutamente in questo paese. Allora, questo tipo di movimenti che sono qui oggi a parlare di antifascismo, parlano di antifascismo in modo a 360 gradi, perché le privazioni, perché le limitazioni e la mancanza di futuro sono un frutto del fascismo delle banche, del fascismo della finanza e del fascismo di questo capitalismo che è arrivato veramente alla sua più totale crisi e irreversibile crisi. Quindi guardiamo quello che sta succedendo adesso in Europa, adesso in Grecia. Noi siamo qui anche per questo, siamo qui per raccogliere anche questa forza che arriva dalla Grecia, la vogliamo portare il 14 allo sciopero generale che c'è, e io invito tutti i dipendenti statali a farlo questo sciopero, perché ci dobbiamo